Da giovane, Wilhelm era andato al servizio di una missione cristiana in Cina e qui gli si era spalancato innanzi il mondo dello spirito orientale. Egli aveva una personalità schiettamente religiosa, dotata di una visione delle cose ampia e senza veli. In Cina aveva avuto la fortuna di incontrare un saggio dell'antica scuola cacciato via dall'interno dalla rivoluzione. Questo saggio, di nome Lao Nai Xuan, lo aveva introdotto alla conoscenza della filosofia yoga cinese e della psicologia dell'I Ching. È alla collaborazione di questi due uomini che si deve l'edizione dell'I Ching col suo eccellente commento. Per la prima volta questa profondissima opera dell'Oriente veniva presentata al mondo occidentale in modo vivo e comprensibile. Quando fu finita l'ultima pagina della traduzione di Wilhelm e arrivavano le prime bozze di stampa, il vecchio maestro Lao Nai Xuan morì. Era come se avesse compiuta la sua opera e avesse consegnato all'europeo l'ultimo messaggio della vecchia Cina morente. E Wilhelm era stato il perfetto discepolo, l'adempimento di un desiderio sognato dal saggio. Wilhelm, quando lo conobbi, pareva completamente cinese, nei modi esteriori così come nel modo di scrivere e di parlare. Aveva fatto suo il punto di vista orientale e l'antica cultura cinese lo aveva penetrato fino in fondo. Jung e Wilhelm si incontrano per la prima volta alla scuola di saggezza del conte Kaiserling a Darmstadt. Ecco, Kaiserling era un filosofo sociale dilettante, un grandissimo viaggiatore, molto attento all'anima orientale e un personaggio chiave della cultura tedesca di quegli anni. Anche Hermann Hesse ne fu molto influenzato, lo considerava un amico. Ecco, Jung e Wilhelm si incontrano appunto a Darmstadt e nel 1920 ne nasce immediatamente un grande afflato tra i due, appunto fra Wilhelm e Jung, e nel 23 Jung invita Wilhelm a Zurigo a tenere una conferenza sull'I Ching al Circolo di Psicologia. E sarà poi, come risaputo, proprio Jung, su invito di Wilhelm, a fare la prefazione alla sua traduzione inglese dell'I Ching. Ove il significato del libro dei mutamenti si potesse afferrare con facilità, quest'opera non avrebbe bisogno di un'introduzione. Ma ciò è ben lungi dall'essere vero, perché il libro ha destato il sospetto di essere una collezione di antiche formule magiche e di essere quindi troppo astruso per riuscire intelligibile o di essere privo di valore. Quello che vorrei fare adesso è un piccolo passo indietro, nel senso che Jung, nella sua prefazione all'edizione inglese dell'I Ching, racconta tantissime cose. Racconta fra l'altro che quando incontrò Wilhelm nel 1920, lui già conosceva l'I Ching da almeno una trentina d'anni. Ecco, io vorrei andare un pochino a rintracciare questo primo vero incontro dell'I Ching con l'Europa e, come vedete, si va molto indietro nel tempo. Allora, per fare questo, ho pensato che forse la persona più adatta fosse uno studioso come Elemir Zolla, e gentilmente Elemir Zolla ha accettato di partecipare alla nostra trasmissione. Allora, questo le vorrei chiedere, un pochino di rintracciare questa conoscenza in Europa di questo testo sapienziale, dell'I Ching. Si va indietro fino a Leibniz, mi pare, no? Sì, fu Leibniz che, essendo in contatto epistolare con dei missionari gesuiti in Cina, ebbe notizia per primo, credo, di questo sistema dei due segni, la linea intera e la linea spezzata, con la quale si costruisce un universo intero, sovrapponendo linee o spezzate o intere. Ecco, questo rientra proprio in questo interesse, a parte che Leibniz era in qualche modo onnivoro, ma rientra proprio in questo interesse di costruzione di un linguaggio universale che il Leibniz sì. Giovanile aveva fortemente, no? Infatti egli riteneva che la linea intera e la linea spezzata cinesi potessero sovrapporsi, anzi identificarsi con 0-1
ovvero con il principio binario sul quale poi si è costruito tutto il sistema computeristico, che egli già immaginava e aveva già progettato delle macchine per pensare basate su questa alternanza. Quindi c'è un interesse divorante in Leibniz verso questa concezione cinese. E quindi l'aveva conosciuto attraverso i gesuiti, no? Sì, è una grande operazione filosofica quella che Leibniz instaura, però io mi domando se avesse veramente intuito la natura di questa contrapposizione di yin e yang, ovvero di femmina maschio, ovvero di tutte le contrapposizioni immaginabili che c'è nel sistema cinese. Perché è una contrapposizione, ben inteso. Se si guarda gli ideogrammi che rappresentano yin e yang, nel primo caso si ha la parte ombrosa di un colle oppure delle nuvole. Nella seconda, in yang, invece c'è una fiamma che si aderge nel cielo. Quindi ci sono due immagini contrapposte e basterà fidarci alla logica del sogno, ovvero a quella produzione quasi automatica di immagini che nel sogno si scatena, e vedremo yin come una distesa di acque che occupano tutte le bassure. Yang invece lo vedremo come una fiamma che si aderge nel cielo. Certo. Se poi continuiamo in questa operazione, diciamo, onirica, e vedremo finalmente che yin è rappresentato da un campo delimitato, la terra, oppure dalla madre. Yang invece sarà l'inizio, tutto ciò che si suscita, il passaggio dalla potenza all'atto, il padre, il cielo. Quindi abbiamo questa contrapposizione di terra e cielo, sì. ma da non intendersi in modo materiale, ma proprio come prodotto di una serie di immagini che si susseguono. Quindi entriamo in una logica di sogno che mi domando se Leibniz potesse intendere, ben inteso, sto parlando di un filosofo di straordinaria complessità, quindi fu proprio lui a far entrare nella logica delle piccole percezioni, come le chiamava, quindi siamo dallo scopritore in fondo del subconscio. Ecco, io penso che poi, e qui poi arriviamo a Jung, diciamo che chiunque sia stato l'inventore di Li Qing era convinto che, e qui sta il problema, che l'esagramma ottenuto in quel momento coincideva non solo nel tempo ma anche nella qualità, cioè l'esagramma ottenuto era l'esponente del momento in cui lo si richiedeva, e questa è la cosa che colpisce Jung probabilmente. Sì. Più ancora di quanto non avesse colpito Leibniz, a cui forse il riferimento era più sull'idea di un linguaggio universale, no? Sì, infatti Jung penetrò nella natura della consultazione cinese del Li Qing. Cioè, effettivamente, quello che interessava a Jung era il gioco psicologico che si scatena manovrando dei bastoncini oppure buttando sei monetine e ritenendo che il risultato di quel getto esprima la situazione in atto. Sì. Questo è un assurdo, ben inteso, c'è un elemento di gratuità in questo, però Jung riteneva che si esprimesse in qualche modo il momento presente attraverso questo risultato gratuito. E per Jung diventa questo il fondamento del concetto di sincronicità, no? Sì, certo, lo giustificò poi con quel saggio tardo, che forse è il suo capolavoro, sulla sincronicità, quindi sul fatto che non si deve soltanto ragionare in termini di causa ed effetto, ma anche di contemporaneità significante. Quindi elementi che si trovano insieme apparentemente per caso, però si trovano contemporanei ed esprimono
una verità psichica che non si può tradurre in termini di prodotti di causa ed effetto. Ecco, quindi meno il simbolico, no? Meno questo mondo onirico, in realtà anche per Jung stesso. Beh, anche il sogno ovviamente esprime la verità, se si sa interpretare, e anche il sogno appare come un getto di monetine nella mente. Bisogna superare questa barriera per entrare nel mondo di Jung, cioè accettare che ci sia questo nesso fra elementi che si producono contemporaneamente e che si possa analizzare. Ora, questo è un atto che richiede un certo coraggio, ben inteso, però è dato di farlo, perché facendolo noi non facciamo che ritrarci indietro nel tempo alle civiltà nelle quali vigeva l'oracolarità. Ad esempio la Roma antica, che per ogni problema che si ponesse faceva interrogare l'oracolo o consultava i libri sibillini. Ecco, questo riproporre un gesto arcaico, no? Quindi si tornava a quello. Ora, era del tutto insignificante il risultato dell'oracolo o il risultato della consultazione dei libri sibillini? Secondo Jung, no. Perché di fronte alla sorpresa di un certo risultato ottenuto apparentemente in modo gratuito, la mente è scardinata dal sistema a cui obbedisce e buttata in un mondo incognito, dove deve riformare il suo sistema di collegamenti. Quindi il movimento creativo della mente nell'oracolarità si riprende, diventa di nuovo aurorale. Quindi questo è il valore dell'oracolo, secondo Jung. Ecco, è un pochino l'inverso del concetto faustiano, attimo, sei bello, fermati, no? È invece un'appartenenza, è uno spacco, perché si rinuncia al sistema che si è seguito finora, ai collegamenti noti, e si entra in un mondo nuovo. Grazie a questa fede nel segno che emerge. Quindi è un gesto pieno di significato, è un gesto di grande logica, quello di interrompere il sistema, di spezzarlo e di inoltrarsi in quel che non si conosce, che è il mondo nuovo aperto dal detto oracolare, che quindi oracolare deve essere. E se riprendiamo il filo del nostro discorso e quell'incontro, diciamo, fatale fra Jung e Wilhelm, c'è una cosa che mi ha sempre molto colpito, ed è il racconto che Jung fa della morte di Wilhelm, di questo uomo che quando ritorna in Europa all'inizio pare completamente cinese nel suo modo di scrivere, nel suo modo di parlare, di porsi con la gente, di vestire, ma che poi così anno dopo anno, una volta ritornato in patria, viene come riafferrato dalla sua prima formazione cristiana e fa dei sogni stranissimi, fa dei sogni in cui emerge proprio questo conflitto. Jung così lo interpreterà, come proprio un conflitto fra coscienza e inconscio, tra Oriente e Occidente. Io consiglio a tutti di leggere l'introduzione che Jung fa all'introduzione inglese dell'I Ching, fra l'altro si trova nell'edizione Adelphi, la prima basata sulla versione tedesca di Wilhelm, perché è un brano bellissimo e perché di nuovo vi si racconta, come nel gioco delle perle di vetro, di questo gesto che Jung definisce oltremodo buffo di chi, posto di fronte ad una scelta, ad un atteggiamento da prendere, decide di interrogare l'oracolo. Anche Jung chiede allo stesso I Ching il suo giudizio sulla sua intenzione di presentare questo libro alla coscienza occidentale, e l'I Ching risponde con l'esagramma numero 50, Ting, il crogiolo. Ting,
il crogiuolo. Sopra, lì, il risaltante, il fuoco. Sotto, sun, il mite, il vento. L'intero segno è l'immagine d'un crogiuolo. Sotto, le gambe, poi il ventre, poi le orecchie o manichi, ed in alto, gli anelli passatori per portarlo. L'immagine del crogiuolo suggerisce nel contempo l'idea dell'alimentazione. Il crogiuolo, gettato in bronzo, era l'utensile che nel tempo degli avi e nei banchetti conteneva i cibi cotti. Da esso il padrone di casa tingeva le pietanze da mettere nelle scodelle degli ospiti. Anche il pozzo contiene il concetto secondario della fornitura di alimenti, però si riferisce di più al popolo. Il crogiuolo, come utensile di cultura raffinata, suggerisce la cura e l'alimentazione degli uomini capaci, cosa che ridondava poi a vantaggio del governo statale. Questo segno, ed il segno il pozzo, sono gli unici due segni nel libro dei mutamenti che rappresentano oggetti artificiali concreti. Tuttavia anche qui l'idea ha il suo lato astratto. Sun, sotto, è legno e vento. Lì, in alto, è la fiamma. Rappresentano quindi la fiamma attizzata da legno e vento, la quale anch'essa suggerisce l'idea dell'apprestamento del cibo. La sentenza. Il crogiuolo. Sublime salute. Riuscita. Dunque la sentenza di questo esagramma, il crogiolo è la riuscita, sublime salute. Io vorrei chiedere di aiutarci a dipanare questa risposta che Li Qing dà a Jung a Claudio Risè. Claudio Risè è un analista junghiano che vive e lavora a Milano e a Renon, vicino a Bolzano, e che usa, non tanto in terapia, ma diciamo che ha un uso, un dialogo direi costante con Li Qing. Ecco, Claudio Risè, vogliamo vedere un attimo questa famosa risposta che dà Li Qing a Jung, che si pone questo problema dell'introduzione del Li Qing in Oriente attraverso la sua introduzione. Io credo che il crogiolo risponda a Jung intanto presentandosi, cioè dicendo che avvicinandosi a Li Qing, Jung si avvicinava a un crogiolo, a un contenitore sapienziale che si trovava in quel momento appartato, diciamo, non riconosciuto nella sua importanza, in particolare dalla cultura occidentale da cui Jung proveniva, ma che conteneva una sostanza molto preziosa. In questo crogiolo vi era del cibo, quindi vi era del nutrimento. Quindi Li Qing in qualche modo dice a se stesso: io contengo del nutrimento spirituale, almeno questo nell'interpretazione. Io contengo del nutrimento, e credo che questo vada inteso nel senso più ampio, cioè nel senso di che orientarti, di che alimentare la tua anima, ma di che anche alimentare il tuo corpo, perché non bisogna dimenticare che Li Qing è un oracolo e come tale è globale, è totale, è piuttosto la tradizione appunto dualistica di divisione dello spirito dal corpo dell'Occidente che tende a aspettarsi da questi antichi strumenti sapienziali soltanto degli orientamenti spirituali, ma nella sua storia Li Qing era l'oracolo anche all'angolo della strada a cui ci si rivolgeva così come passante, si rivolgeva e tirava le sue bacchette, le sue monete o le sue ossa a seconda dei vari strumenti usati nella tradizione per sapere cosa doveva fare nella sua vita. Ecco, noi non abbiamo potuto leggere tutta la sentenza del Li Qing perché è molto lungo, chi ha uso del Li Qing sa quanto complessa sia non solo di panare ma anche soltanto la lettura di una risposta a un esagramma. C'è un altro elemento
che dà Li Qing in questa risposta, che riguarda la quinta linea, che dice: il crogiolo a manici gialli, anelli d'oro, propizia e perseveranza. Jung dice: Li Qing ha trovato in qualche modo una comprensione nuova, corretta, cioè un nuovo concetto. Cioè, in qualche modo Li Qing dà il suo avallo a Jung come appunto trasportatore di se stesso, come trasmettitore di se stesso, no? Questo poi sì, il senso finale della risposta. Diciamo, questo antico oracolo ha trovato qualcosa con cui lo si può prendere, no? Dei manici preziosi con cui lo si può accostare, e queste sono certamente anche le categorie, diciamo, della psicologia analitica, la scoperta da parte di Jung di questi livelli di inconscio collettivo in cui si trovavano immagini da tempo immemorabile che riguardano tutta l'umanità e gli esseri umani, le stesse immagini dell'I Ching, e soprattutto la scoperta di Jung di questo fenomeno curioso che lui ha riproposto in piena modernità, che gli antichi conoscevano ma che era stato accantonato, della sincronicità, cioè della possibile coincidenza tra un evento